tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono ValucciA Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Very Challenge. Allora ragazzi, episodio importantissimo perché con questo appuntamento sono terminati, terminano ufficialmente uh, tutti gli appuntamenti dei pargoli del caro Milton. E noi siamo allo Starbucks Coffee, um, creato da Sasapiu, spero si legga così, versione originale di Sio Bankso. E um, sì, mi sembrava molto carino ragazzi, lo avevo addocchiato già da un po' e ho deciso di portarli. Qui. Portare chi ragazzi? Ebbene loro due. Sapevamo che mancava solo lui all'appello, quindi mm, non siamo molto colpiti. Oddio, vedo un alieno in lontananza, quindi già immagino Milton qui nei paraggi. Va bene, uno, no, due alieni. Olè, ecco un altro che bello. E mm, mancava soltanto lui, ragazzi: il caro Jacopo. Io ho cambiato il suo nome in Jacob perché mm, sì, mi piaceva di più. Quindi lui è Jacob. Rainbow Scott. Con la bellissima Carinissima ragazzi Anche lei, ve la faccio vedere bene Ok, lei ragazzi è Dorothy Marx E guardate quant'è carina È troppo tenera ragazzi Ce la vedo troppo con lui mi, mi piacciono, guardate già come si guardano Con questi sguardi un po' così Ma che già ci state eh Caliamo la maschera Ti ho portato o non ti ho portato Nel posto più figo Eh? L'Oasis Springs, e questa... Oddio, sì, sembra molto pittoresco come posto, soprattutto perché vedo gente verde, ma sì, questo posto è una figata, è tutto verde, quindi è ovvio che vedi la gente verde, bene, mi fa piacere. Quindi, il nostro, secondo me, già partirà eh, da bravo figlio di Milton... Sai, qui non piove praticamente mai, quindi per questo ti ho portato in questo luogo pazzesco. E ti volevo chiedere, sì, caro, chiedi... Per caso tu, come dire, hai un ragazzo? E lei, come mai me lo chiedi? Che c'entra con la pioggia? Ma sai, per capire se saranno... Giorni di pioggia anche per me? No, comunque sono single, non ho un ragazzo. Bene, allora che ne dici se entriamo e prendiamo un cappuccino nella, nel quartiere, diciamo, nello scenario dove non piove mai? Del resto, una bellissima ragazza come te. Non ha bisogno di specchi. Ma cosa c'entra? Oh, ho capito, mi stai prendendo in giro. Fai il buffone, vero? Io <ride> guarda, in realtà sono molto timido. Pensa che non ho neanche mai baciato nessuna, ma come dire, un bel. Eh, che verilla? No, vi prego. No, 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 ma perché? Allora, um, Esmeralda, tesoro, tu hai un lavoro adesso perché io non ti vedo mai lavorare? Cioè, veramente, ragazzi, um, inizio ad avere qualche dubbio. Nota no, vi prego, cioè, vedo una chiama rossa, eccola lì, Maddie. Ragazzi, nei paraggi stanno sempre in giro, non vi preoccupate. E lei rimane un po' colpita dal fatto che lui abbia così, no, in modo anche molto naturale, ammesso di non aver mai baciato nessuna. E, e quindi sì, lui magari proverà a flirtare un po' con lei, ma davvero dici questo? Sono dei buoni amici, meno male che bello. Beh, un ragazzo come me è sempre in cerca di una. cioè, sempre. Uh, sì, tesoro, stai detto sempre, guarda che ti tengo d'occhio: uh, è in cerca comunque di una ragazza straordinaria, speciale e bella come te. Ma davvero dici questo? È? Come me? Eh, Jacob. Ex Jacopino, eh sì Certo che non sei uno che prende le mosche Ma figurati se prendo le mosche Anzi, prendiamoci un cappuccino Sperando che non ci siano mosche dentro Beh certo, tutto ragazzi dire ovvio tutto un ragionamento oh mio dio nel frattempo che la nostra si siede Mama. guardate veramente sto lotto ragazzi che meraviglia che è lo adoro mi piace tanto allora dunque ce l'abbiamo fatta oh che gioia e quindi magari potrebbe essere lei allora ehm, raccontami magari potrebbe fare tipo ecco chiedi della giornata come mai in questo giorno hai deciso di portarmi proprio qui eh tesoro perché tu non sai quello che lui ha in mente, fai una conversazione magari profonda. Ecco, no. Fai una conversazione profonda. No, la prego, non si segga qui. Perché? Perché? Senti, Jasmine, tu hai la tua vita di coppia. Non romperci il pero. Ragazzi, ho capito. Spostatevi qua. Siediti qua. Tu, pure, sediti qua. Ragazzi, io non ho capito. Ma veramente. tocca. Allora. Mm... Direi che qui è un po' la tomba dell'amore. Possiamo spostarci? Ma hai sentito che caldo? Eh sì ragazzi però vi prego spostatevi. Uh sì, potrei urlarlo ai quattro venti quanto fa caldo, sì ma prima spostatevi ok? Siete veramente molto carini e simpatici ma spostatevi. Che meraviglia, sì. Qui magari dai, immaginiamo che lo dica proprio lui. Spostiamoci, <ride> qui c'è più movimento. Vieni, andiamo a questo tavolo. Ecco, pure l'alberghini, non lo so. Ragazzi miei, ma questo ce l'avrà un attimino di pace è solo un appuntamento, vi prego. Poi lui si siede. dai si eh, Vabbè, raga, però questa è zella. Basta, restate a questo tavolo. Non mi interessa. Ci abbiamo provato. Oh, e lui proverà con una battuta di abbordaggio. Dai su. Ti vedo. Deciso sicuro, lei non aspetta altro. Prima si cambia, magari. Vai tesoro. Su, cambiati. Beh, sai la tua bellezza. <ride> Insomma, mi ha lasciato senza parole. Guardate lui che lo guarda. Eh, ci stai a provare. Eh? sì, vorremmo. Vorremmo tentare di rimorchiare la bella donzella. Ma direi che seduti a un tavolo è impossibile. Uh, qui, qui, qui. Scherzavo. Siediti qui. Tu, anche tu, seduti. Forza. Accuccia prima che arrivi qualcuno. Uh, ha mandato anche un bacino. Guardate come la guarda. Eccola là, subito flirtante. Eh, vabbè, tesoro, ovvio. Mamma mia, guardate lui, guardate che espressione. Wow, che c'è, caro? Che vuoi? Mm, vuoi flirtare con lei? Benissimo, ti accontento subito. E quindi, sì, lui, mm, ragazzi, chi ha tempo, non aspetti tempo, vuole flirtare. Vai, vedi io sono un ragazzo semplice, insomma. Quindi non vivi in una casa delle bambole, cioè, non sei quel tipo che fa progetti così tanto per parlare e poi non conclude niente io, con questo fisichetto, tesoro, quando io... No, sai come ho conosciuto diversi lama è questo, guardate, tristissimo che è stato escluso da... Senti, ma trovatene una tu, bello, scusa, eh, non è che puoi vivere... Uh, amoreggia, subito, non è che puoi vivere del, delle cose amorose degli altri, su, eh, sei un... non fare il guardone... Beh, se tu in realtà che mi lasci un po' come una statua. Non io, non io ad essere bella come una statua, ma tu sei meravigliosa. Scambia i numeri di telefono, tesoro. Perché, come minimo, no? Bisogna scambiare i numeri di telefono. Ce la facciamo, ragazzi? Sti sguardi intensi. Che è successo? Vedi, con te sento che potrei anche andare su un razzo, insomma E non solo per fare fichi fichi Oh mio Dio, veramente Eh sì, tesoro, non scherza lui, eh Fidati che non sta scherzando Non devi chiedere un appuntamento e neanche mandare messaggini Perché lei è qui A questo punto chiedi a Doro di diventare la fidanzata Oh mio Dio Caro, ma vai proprio al sodo Ah, mappa! Ma, Vedi, mi piace tutto di te, insomma, mi hai parlato dei tuoi gusti musicali. Sei una ragazza che non si fa problemi a mangiare cibo spazzatura, perciò. Ecco, pure distrarsi e disastri. Bene, perfetto. Il festival ora allora, non ci interessa. Distrarsi e disastri, ragazzi, scusate. E... Beh, insomma, mi hai portato qui dove non piove mai. In questo luogo meraviglioso. Hai qualcosa di importante da dirmi? Beh, io, vedi, da appena ti ho vista, in realtà sì, qualcosa dovevo dirti. Presto, prima che mi imbocchi l'alieno qua, vi prego, non roviniamo il momento, c'è pure Smeralda che se ne va in giro, no, Esmeralda, fai la vaga, ma sappiamo bene, uh, vedi, la storia del razzo, insomma, era per farti capire che tu mi piace e che io vorrei che tu diventassi la mia ragazza, guardatelo, lo dice, ma è anche lui incredulo, eh, perché ragazzi, sì, comunque sapete le prime esperienze. Le, no? le, prime, le prime volte in tutte. Guardate lei. Oh mio dio, ma davvero? Certo, certo. Devo dire che ti ha d'occhiato subito. Eh, certo, bella mia. E quindi anche il proposito è stato realizzato. Io poi, ragazzi, off camera eh, lavorerò bene su quello di Mira, se non ricordo male, perché. Beh, mh, mi ero confusa, avevo messo un'altra cosa e quindi vabbè ragazzi. No, non devi... E quindi lei magari mh, la butta un po' no? sul buffo. Sui vecchi tempi, non dire che la conoscevo adesso, vabbè le farà delle facce buffe. Mmh, non mi stai prendendo in giro, vero? Cioè, eh, questo non è uno scherzo, magari hai fatto una scommessa con qualche tuo amico, cose strane, con un sorriso meraviglioso come il tuo, non potrei mai, credimi. Eh, non credevo fossi così galante, insomma... Eh. Cioè mi porterei anche a mangiare tre tramezzini al formaggio grigliato poi? Certo tesoro E come se ti porterà Se non sarà lui l'erede eh, Ragazzi potrà fare quello che Cappero vuole Quindi tramezzini a go go Ma se sarà lui l'erede tesoro la vedo dura Quindi chi lo sa Vieni qui certo ti regalerei tutti i tre mezzini al formaggio grigliato del mondo. Mazza, questa sì che è una romanticheria, tesoro. Tu sì che sai come conquistare una donna. Proprio prenderla per la gola. Allora, dunque, sia sì, allettante. E lei, beh, oddio, vuoi Perché diventi tutta ciccia e No, cara. Tu saresti bellissima anche con dei chili in più. Lei, ma davvero. Guardate le facce da triglia. Lei proprio in particolar modo, ragazzi... Secondo me è proprio innamorata persa. Proprio ve lo dico a coccola, ti dai? Oh quanto siete carini, però adorabili, tutti e due. Guardate, cioè, ma io non lo so. Ma sembra ieri che questo qui era un frugolo. E lei, i bug Guardate che faccia lui, tutte le espressioni dalla Milton. Queste sono, ragazzi, eh? le espressioni alla Milton, quindi a questo punto, lui tenterà, ragazzi, secondo me. Eh beh, la guarderà prima nel profondo degli occhi Per farle insomma te Guardate le pose alla Milton Per farle capire che ha intenzioni serie Vedete la manina Guardatelo E insomma per farle capire che ecco Ci scappa un bacetto cara E quello fondamentalmente Dopodiché E lei confermando No? Vedete? Contraccambiando così il tocco È come se avesse dato Diciamo un ok silente ecco no no Harry Potter proprio silenzioso diciamo vai qui insieme dai su diamoci questo, questo primo bacio ragazzi vi prego non dovete stare tutto il giorno a guardarvi negli occhi perché voglio dire l'appuntamento finirà prima o poi no chiamiamolo così addirittura no tesoro però sicuramente un primo bacio sì Dopodiché potrei amoreggiare quanto ti pare, forza. Non vorrei sembrarti, già immagino che dica, non vorrei sembrarti, come dire, affrettato però. Eh, non poteva resistere, ragazzi, non poteva resistere. Eh, no, guardate che belli, tutti e due. Oh, santo cielo, ragazzi. E Anche il nostro Jacob è sistemato, falle il baciamano e soprattutto, ragazzi, certo che tu non perdi tempo, eh. E io che pensavo di essermi vestita come un, un, un sacco dell'immondizia, ma guarda, anche se avessi eh, rovistato in tutto il cassettone, con qualunque cosa tu fossi uscita quest'oggi, non. Sarei stata comunque sempre bella e meravigliosa. Come la rosa che sto a perdonarti. Sempre la rosa ovviamente ragazzi. Vedete però qui c'è del verde. Magari l'ha colta da qualche parte. Ora dove l'ha conservata? Non lo so. Non voglio sempre indagare. Però sì, il nostro. Anche lui ragazzi. Finalmente ha trovato l'amore. Vai caro su. Vai caro. Vai. Eccolo qui, vedi il fichi fichi non è tutto. Per ora, se diventerai erede, vedrai che le cose cambieranno. E soprattutto, sei stupenda. Oh, ma davvero? Guardatela. Guardate questo sguardo ammaliante, ragazzi. Eh, qui le cose si fanno serie, né? Fra i nostri, si fanno serie. Quindi a questo punto vi sedete insieme. Dopodiché, vedi io non racconto, palle. Insomma. C'è una legacy in ballo, ma non voglio essere un rospo e trattare male le donne io, quindi se non sarò scelto come erede, uh -huh. sarò un fidanzato fedele. Cos'è una legacy? Cioè una challenge? Non ho capito. Eh, tesoro, poi capirai cos'è una challenge, tranquilla. Mm. E quindi, insomma, non devo aspettarmi che tu stia con me soltanto per... Ma no... Vedi, io non sono quel tipo di ragazzo per ora. Eh, certo, dipende dalla, dalla challenge, ragazzi, è ovvio. Non è quel tipo di ragazzo adesso. Ok, ragazzi, siamo tornati a casa di Milton. Mm, mazza, che schifo sta cucina, ma eh, vabbè. E come potete vedere, la bella Violet è tornata nell'unità familiare. Ma ci sono solo loro due che fine hanno fatto gli altri pargoli di Milton. Ebbene, ragazzi, la mia idea è questa. Gli appuntamenti, Milton è qua, notare che è eh, immerso nella lettura. Eh... Ormai sono anziano. Non sono più io quasi, manca poco. E perderò il mio ruolo di erede. Eh lo so tesoro, fattene una ragione. Il mio progetto sarebbe questo. Dunque, andiamo a, a controllare ragazzi di nuovo. Notare Milton, ragazzi miei. Eh, la genealogia di Milton, ragazzi. Allora, dunque, lui ha avuto, come potete vedere, un'infinità di figli. Dunque... Mira ha avuto il suo appuntamento e uh, ci tengo ragazzi Cioè ha avuto il suo incontro quindi si è innamorata eccetera eccetera Ricordo um, con il simmino che mi ha gentilmente creato Vanelli 87 ovvero Lucas um, E a parte ragazzi off camera infatti potete vedere che è passato un bel po' da quando ho chiuso l'incontro cioè sì, diciamo di Jacob con Dorothy um, Perché comunque ragazzi... Um, ho mandato lei, giusto, ho organizzato due appuntamenti qui in casa, proprio organizzati e finiti, perché lei aveva come proposito quello di ehm, portare a termine uno step dell'aspirazione. Visto che tutti i suoi fratelli avevano portato a termine il proposito, non mi sembrava carino, per un mio errore, non farlo portare a termine anche a lei. Quindi, ehm, tutti loro hanno avuto il, il loro incontro, quindi hanno avuto il loro, il loro amore, ecco, adolescenziale, diciamo così, ehm, però... Ragazzi c'è un però, allora dicevo Mira appunto con Lucas, eh, poi abbiamo appunto Robin con Orione, il nostro carissimo e fantastico eh, alieno, sempre Vanali87, eh, Dream Moon mi ha donato le sue nane <ride> per eh, Michael e Raphael, quindi ehm, Page e Crystal ragazzi. Poi c'è stato adesso, abbiamo visto Jacob con Dorothy, che ricordo essere una semina che ho scaricato dalla galleria, ragazzi, quindi non vanno i meriti a nessuno, diciamo, lo scaricato, cioè i meriti vanno a chi l'ha creata e dopo ve lo mostrerò, perché avevo dimenticato di, di mostrarvela, mm, sì. Poi abbiamo eh, la nostra bella Sofia, ehm, che ha avuto un appuntamento con Chester, anche il semino mi è stato... Gentilmente, anche in questo caso eh, Creato da Erol ehm, Cole, che ringrazio tanto Poi c'è il nostro Pablo Che è stato il primo ad avere l'appuntamento con Joseph ehm, Creato da eh, Cherry Blossom Channel Quindi andate, ringrazio anche lei, andate su tutti i canali Ragazzi, delle persone che vi sto nominando Perché sono tutte brave, simpatiche, fantastiche, meravigliose Mi raccomando Poi, eh, Jackson ha avuto invece un appuntamento Con una simina scaricata Ovvero Hope Um, abbiamo poi la bellissima Giada Che ha avuto un appuntamento con Luke E, e Giada um, ha avuto un appuntamento Dicevo appunto con Luke Che mi è stato gentilmente creato da Ari Sims Ragazzi andate anche sul suo canale Poi infine Andrea Ha avuto un appuntamento con Keira E mh, per quanto riguarda Kevin Lui ha avuto un appuntamento con Janet Che mi è stata creata da Death Gamer Allora dunque Quali sono ragazzi um, I miei qual, qual era diciamo la mia idea Dobbiamo, cioè Io ho bisogno da, da una, di un aiuto ecco, da parte, da parte vostra per decidere chi tra di loro sarà l'erede della seconda generazione. E per fare ciò, ragazzi, ho avuto in mente un'idea. Allora, dunque. Ci sono ancora due giorni che, poi, ragazzi, sapete che The Sims proprio delle cose mistiche fa. Perché, come avete potuto vedere durante l'appuntamento di Jacob, mi è arrivato il messaggio che mancano due giorni al passaggio d'età. Eh, mentre quando sono entrata qui in casa di Milton e eh, avevo ancora in casa Mira e eh, Robin. Mancavano tre giorni, per Robin addirittura quattro, quindi voglio dire cose mistiche. Io, ovviamente, farò passare l'età a tutti i ragazzi, almeno due, in modo tale che tutti abbiano la stessa età, perché dopo tutto um, mi sembra anche giusto visto che li ho fatti crescere insieme. E anche perché, ragazzi, ai fini della challenge non cambia niente, cioè nel senso, finché l'erede non entra obiettivamente in carica, diciamo, da lì in poi inizia la sfida della seconda generazione. Quindi farli anche crescere un po' prima non cambia obiettivamente nulla. Ehm, qual è però la, la questione? Io ho pensato di fare così, ragazzi, visto che mancano due giorni, perché calcoliamo questi due giorni per il passaggio della, di tutti i nostri pargoli, io volevo dividere i ragazzi in due gruppi, femmine e maschi. E fare in questo modo gli ultimi due giorni eh, di adolescenza dei nostri ragazzi, non anticipare quindi il compleanno, ma eh, trascorrerli in questo modo: durante il primo giorno noi eh, saremo qui in casa di Milton, quindi solo in casa perché finora le abbiamo mandate in giro e tutto quanto, ma ora saranno qui in casa. E voi, diciamo, potrete vedere il primo gruppo, quello delle ragazze, quindi vedrete: Mira, Robin, Sofia e Giada a casa con il caro Papino Milton e eh, ovviamente la sua Violet in modo tale che voi così una giornata ecco, diciamo in famiglia, le ragazze socializzeranno tra loro. In questo modo avete ragazzi l'occasione per eh, vederle ancora una volta più da vicino perché poi fra ehm, loro quattro appunto Perché le femmine sono in minoranza Fra loro quattro io eh, vi chiederò di darmi un, un aiuto Così un suggerimento Per decidere chi secondo voi Fra loro quattro dovrebbe essere L'erede della seconda generazione Nel secondo giorno ragazzi ehm, Anzi nel primo giorno io vorrei fare così Un quarto d'ora lo dedico alle ragazze E un quarto d'ora lo dedico invece al secondo gruppo Quindi Kevin Andrea Jackson, Pablo, Jacob, Raphael e Michael. Farò eh, quindi un quarto d'ora con il gruppo femminile e un quarto d'ora con il gruppo maschile. In questo modo, ragazzi, voi in questo eh, episodio, cioè nell'episodio che andrà in onda, quindi la prossima settimana potrete uh, vederli di nuovo un po' più da vicino, io ve li inquadrerò proprio anche ai ragazzi a livello proprio ecco di volto, quindi se avete delle richieste in particolare su un sim, lo volete vedere meglio, preferite vederli nel cast, insomma, mm, scrivetemelo nei commenti sotto a questo video, perché um, al termine ovviamente di, uh, del prossimo episodio io ragazzi farò partire... Fra virgolette il, il televoto chiamiamolo così, nel senso che chiederò a voi ora scherzi a parte di eh, indicarmi chi secondo voi dovre, dovre, dovrà diventare l'erede della seconda generazione, dividendo appunto i figli di Milton in due gruppi. Quindi vi chiederò di indicarmi un nome per quanto riguarda le ragazze fra le quattro e un nome per quanto riguarda i ragazzi fra uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, fra i sette. Ora, um, magari ecco nel secondo poi. Um, la seco secondo gruppo, ragazzi, dovrò mandare via Violet perché 7 più lei, cioè più loro due non entrano nell'unità in, in familiare. Però, quale ragazzi? Poi l'obiettivo ci saranno ben due votazioni. Voi dovrete votare due volte. Vi spiego. La prima volta per il gruppo femminile, la seconda volta per il gruppo maschile. E queste sono le votazioni di base. Poi ci sarà un'ulteriore votazione per entrambi i gruppi. Perché a quel punto io vi dirò sceglierò i due nomi. Più votati, no? Eh, nel caso 2-3, ragazzi. Ora vediamo perché non posso fare eh, lo stesso numero, cioè nel senso, fra le ragazze magari diventano due nomi più votati perché sono quattro, ma fra i ragazzi sono sette, quindi capite bene che magari saranno tre. Comunque, vi chiederò tra i nomi più votati per il gruppo femminile e per il gruppo maschile, magari, di scegliere fra 2-3 chi è il vostro preferito o preferita in questo modo ragazzi alla fine ci troveremo soltanto con un erede magari mh, ipotetico femminile e uno ipotetico diciamo maschile e a quel punto poi ragazzi ovviamente mi prendo fra diciamo la libertà di ehm, avere l'ultima parola perché avete visto anche voi ragazzi spero nessuno si offenderà per questo ma avete visto anche voi quanto è durata la generazione di milton ora un po' perché ci abbiamo anche fra virgolette un po' martino Così, no? Ma era un po' giocato sopra, nel senso, eh, la storia, quindi tutti i suoi appuntamenti, quindi la cosa è durata anche più per le lunghe per questo motivo. Ma mi piace, ragazzi, giocare poi con un, eh, con un erede, cioè farlo vivere appieno, ecco, non ha senso crearlo per poi farlo stare lì, fargli portare eh, gli obiettivi a termine e fine. Comunque mi piaceva l'idea di creare una storia sempre intorno ai miei personaggi, altrimenti lo trovo un po' noioso. Giocare per portare a termine gli obiettivi. Sinceramente, mi annoierei io per prima e farei annoiare anche voi. Quindi, eh, spero, dicevo, non si offenderà nessuno. Se tuttavia l'ultima parola, magari, resterà a me poi per la scelta finale dell'erede, ragazzi. Perché capite bene, che ehm, perlomeno questo è il mio punto di vista. Poi, magari ognuno di noi è diverso. Però io l'erede ragazzi quando poi viene scelto, a meno che non si tratti di una legacy challenge per cui l'erede è il primogenito e quindi quello è eh, e basta, ehm, nel, nel caso della mia legacy challenge appunto la regola che ho dato è questa, ehm, l'erede secondo me uno se lo deve sentire. Ecco, cioè nel senso che in questo caso sono tanti. E quando comunque si gioca con dei SIM si sente magari un'affinità maggiore con uno piuttosto che con un altro, quello comunque che ci tengo a dirvi è che per, per ognuno di loro io ho già in mente una storia. Perché il mio cervellino malato al solito, ragazzi, e labora, 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 labora. E quindi a prescindere da chi verrà poi scelto come erede non è che sarò più o meno contenta, perché fondamentalmente ho già in mente una storia per ognuno di loro. Loro. Ovviamente ragazzi vi è da sé che magari ripeto giocando, non so se capita anche a voi, anzi fatemelo sapere perché sono curiosa, eh, per chi gioca a The Sims, se magari vi capita quando avete magari più di un Sim di regare in particolar modo con uno o con una. E quindi ragazzi sì, l'ultima parola, eh, ripeto, senza offesa, mi auguro di non arrecare un'offesa a nessuno di voi, però resterà a me ragazzi perché devo sentirmelo, tra virgolette, l'erede cioè mi deve entusiasmare e giocare con quel sim, perché altrimenti ragazzi eh, non mi diverto, ecco, e non faccio divertire neanche voi. Premessa sempre che ovviamente io adoro tutti i figli di Milton, quindi in questo caso sarà molto semplice scegliere perché... Ripeto, uh, mi, pia mi piacciono tutti, quindi sarò, sarei ben felice di giocare con tutti Anche perché, pa, ragazzi, diciamocelo, non sono il tipo da abbandonare i miei sim Quindi, ovviamente, l'erede avrà delle regole particolari Per cui poi, ovviamente, nel... Mm, nell'ultimo giorno, diciamo, di adolescenza, ovvero fra due lunedì, quindi quando assisteremo al passaggio d'età di tutti i figli di Milton che diventeranno giovani adulti e al che quindi appunto vi svelerò chi sarà l'erede, ehm um... L'erede in carica appunto vi dirò anche le, le, le regole della seconda generazione e quindi l'erede dovrà obiettivamente poi seguire obbligatoriamente quelle regole, avrà una, una sorta di storia sotto certi aspetti un po' prefissata, ecco come è stato per Milton per esempio quello di essere uno scienziato, c'era poco da girarci intorno, il lavoro era quello e quindi era quello, però um, io non sono tipo da abbandonare i miei sim quindi vi, possa, vi posso tranquillizzare perché magari... Giustamente come, ehm, come può mh, sempre capitare, magari chi di voi segue la nostra so Berry Challenge, magari eh, da quando sono nati i pargoli, c'è cioè chi può essere più affezionato a un sim, chi più a un altro, e quindi non vi preoccupate che non li abbandonerò mai. Sono tanti, quindi ovviamente non mi metterò, ragazzi, a fare un episodio per ognuno, altrimenti la seconda generazione non finirebbe mai. Però ehm, magari diciamo che eh, ogni tanto potrei, ecco come dire, darvi una sorta di resoconto sulle loro vite. Non li abbandonerò mai del tutto. Nel senso che comunque, um, magari, ecco, anche off camera andrò avanti con le loro vite quando non giocherò con l'erede, insomma, così. Uh, però, ecco, mm, ripeto, ci tengo a dire comunque che uh, le, la scelta finale: mm, sarà mia eh, fra comunque ragazzi nomi che ovviamente vi proporrò sia perché magari saranno i più votati ma sia perché magari piaceranno comunque anche a me quindi diciamo che mi serve un, un vostro consulto ecco perché sono tutti mi piacciono tutti quindi è veramente veramente difficile io spero che questa idea delle votazioni vi piaccia quindi ci sarà da votare ecco ripeto ancora una volta nel prossimo episodio Dividerò i figli di Milton in due gruppi, gruppo femminile e gruppo maschile. Passerò un quarto d'ora di registrazione ragazzi con il gruppo femminile. Vi mostrerò bene le semine, quindi se volete che ve le mostri in cast, scrivetemelo nei commenti. Se volete che vi mostri meglio qualcun aspetto, qualcosa, un abito, non lo so, una, la semina che fa una determinata cosa. Veramente non ci sono problemi, perché comunque sarà un episodio ragazzi fondamentalmente libero, nel senso che Milton non ha più, non ha più um, obiettivi da dover raggiungere, quindi giochiamo molto serenamente. E, um, e la, il secondo quarto d'ora, stessa cosa però con i pargoli, quindi anche in quel caso se volete vederli nel cast più da vicino, insomma non vi create problemi ragazzi fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti e io cercherò di accontentarvi nel quarto d'ora il più possibile, ecco, quindi magari diciamo che... Fatemi sapere più o meno se avete bisogno di vederli nel cast perché magari poi per vederli veramente da vicino e per vederli bene è questo. Um, Un'altra cosa che ci tenevo ovviamente a sottolineare, quindi scusate finisco questo discorso se no poi mi perdo, uh, quindi due gruppi, un quarto d'ora per le femmine e un quarto d'ora per i maschi, al termine del video partiranno, quindi dell'episodio di lunedì prossimo, partiranno ufficialmente i voti. Quindi mi farete sapere fra il gruppo dei maschietti è il vostro preferito stessa cosa nel gruppo delle femminucce chi è la vostra preferita eh, dopodiché i due barra 3 ora vedrò eh, simmini più votati in entrambi i gruppi vi chiederò di votare di nuovo fra ehm, due per esempio tre eh, figlie femmine o due tre figli maschi per dirmi qual è il vostro preferito si arriverà ad avere due soltanto eredi ipotetici, uno per il gruppo maschile e uno per il gruppo femminile e poi sarò io a scegliere, intanto però vi chiedo ragazzi fatemi sapere se uh, così, di base ora, indipendentemente dai figli di Milton però fatemi sapere se vi piacerebbe che il, la seconda generazione avesse come erede un simmino maschio o una simmina femmina, sono curiosa già di sapere questo e um, ci tenevo comunque ecco, a dire un'altra cosa importantissima nel momento in cui verrà scelto l'erede ragazzi i non eredi, quindi tutti gli altri figli di Milton, io con eh, il trucco vediamo un po' un attimo: acquisterò la pozione del ritratteggio, quindi quella per cambiare tranquillamente i tratti e cambierò loro i tratti perché capite bene, ragazzi, che non, non è che tutti i figli di Milton sono identici. Io ho messo i tratti a tutti uguali nello stesso modo perché tutti possono essere dei possibili eredi della seconda generazione. Ma obiettivamente è impossibile cioè, una volta che l'erede sarà scelto, non avrebbe più senso lasciare i. Fili di Milton con, con gli stessi Tutti con gli stessi identici tratti e chiedo ufficialmente, già da adesso, a prescindere da chi sarà l'erede, a prescindere da tutto, di chiedere a chi ha creato le pretendenti eh, per Milton. Quindi nel caso per esempio di Mira e Robin a banali 87. Per quanto riguarda Michael e Rafael, Dream Like Moon. Per quanto riguarda mh, il caro Jacob, eh, Sciottolina, però mh, lei non penso. Ehm, mi segua però ecco nel caso comunque mi stessi seguendo fammelo sapere nel caso appunto di Sofia eh, Eral Cole nel caso di Pablo eh, Cherry Blossom Channel nel caso di Jackson Adana e Sims nel caso di Giada Ari Sims nel caso di Andrea ehm, Simmer Joe e nel caso comunque di Kevin eh, That Gamer di farmi sapere quali tratti eh, dovrebbero avere i. I vostri nipoti, ecco, mettiamolo in questo modo, ragazzi, ovviamente in modo scherzoso. Però, ecco, fatemelo già sapere, perché in questo modo, quando avrà inizio ufficialmente la seconda generazione, ragazzi, io avrò già, off camera, ovviamente, impostato tutti i tratti per i non eredi. A prescindere, fatemelo sapere. Ovviamente, ragazzi, se non riceverò informazioni circa... Um, Ora sparo ad esempio, ecco, eh, Jacob, o per esempio, non lo so, eh, Pablo, lo, ora sparo così a caso, sarò io a scegliere magari dei tratti sulla base, non lo so, di come mi ispira il sim, ecco, mettiamolo in questo modo, magari non, mi ispirerò anche un po' alla mamma, ecco, diciamo così. Quindi, ragazzi... Fatemi veramente sapere, io sono emozionatissima perché ormai ci siamo. Non vedo l'ora, è gasatissima perché non vedo l'ora eh, che abbia inizio la seconda generazione. Io farò, ragazzi, anche un sondaggio su Instagram. Quindi, comunque. Um... Uh, sì farò un primo sondaggio ma anche qua ragazzi diciamo una prima uh, votazione Poi ovviamente prima del, dell'episodio successivo vi chiederò di votare di nuovo Quindi magari farò ora vediamo se un video a parte ragazzi oppure scriverò un commento qua sotto in questo video Quindi magari uh, seguite bene i commenti che lascerò sotto questo video qui o per chi ha Instagram, anche Instagram, e um, comunque ecco, vi inviterò informati su come procederanno le, le votazioni. Quindi, ragazzi, che dire, io spero um, di aver spiegato tutto in modo chiaro, perché magari parlo, parlo, mi rendo conto, e poi uh, certe volte mi perdo, comunque spero veramente che l'idea, così, di queste votazioni, visto che la... Um, la generazione di Milton è andata avanti a votazioni si può dire. Eh, comunque questa idea vi piaccia, ragazzi. Io mi sono divertita tantissimo intanto ehm, in questa prima generazione. Ormai comunque è ufficiale che la prima generazione di Milton si può dire, ragazzi, è terminata perché lui ha portato a termine tutti i suoi obiettivi. È stato un simmino che io ho amato molto. Eh, vederlo anziano, ragazzi, nonostante ecco, grazie alla skin non sembra anziano, però sapere che anziano è una tristezza, però purtroppo è anche questa è la vita simmica, ragazzi. Però ecco, mi sono divertita veramente, ma veramente tanto a giocare con lui. Ringrazio di cuore, ma veramente ragazzi, dal più profondo del cuore ehm, Cherry Blossom Channel, Dream like Moon, Manali87, Roy Cole, eh, Ari Sims, Adanae Sims, Death Gamer, Simmer Joe e Sciottolina per aver creato le pretendenti di Milton. Ehm, grazie, grazie di cuore, perché soltanto ehm, grazie a voi sono riuscita comunque ecco, ad avere tutti questi. Gli appuntamenti prima di Milton Gli appuntamenti dei pargoli dopo E mi sono veramente ragazzi divertita tantissimo Quindi se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, trovate ragazzi la programmazione del canale nonché le playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando andate in tutti i loro canali, iscrivetevi soprattutto quelli delle ragazze che ho elencato adesso perché sì ragazzi io le, le adoro e le ringrazio ancora di cuore, però veramente ora a parte gli scherzi andate in tutti i canali di... Amici youtuber, iscrivetevi e attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video vi arriverà la notifica e non rischierete mai di perdere i contenuti che portiamo sul canale. Quindi, ragazzi, mi raccomando, tenete d'occhio questo, 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 questo video, sì la faccio finita e soprattutto ragazzi quello che verrà la prossima settimana perché ho detto una cavolata ma è quello della prossima settimana che io mh, mh, diciamo farò ufficialmente partire il sondaggio questo, quindi ragazzi, ragazzo, io vi auguro ve un fantastico inizio settimana una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio vi rimando come sempre al prossimo ormai lo sapete bene sul soul Sinners e non